risulta che il 10% di loro hanno queste esperienze premorte. Ci sono stati complessivamente 4 studi e tutti hanno dimostrato che il 10-20% delle persone in punto di morte provano queste esperienze. Questo è davvero molto interessante, perché in quel momento non c'è nessuna funzione cerebrale. Quindi ciò fa pensare che sia possibile che la mente o la coscienza continui. Lei crede in Dio? Sì, l'oggettività della scienza ci dimostra che in qualche modo la mente o la coscienza possono continuare dopo la morte. Dobbiamo accettarlo. Ciò vale anche per me. Esaminando il dubbio di questi uomini di scienza, ci siamo imbattuti naturalmente nelle storie di chi, per così dire, è tornato indietro. E queste storie ripercorrono quasi ossessivamente 9 passaggi, sempre uguali. Questi 9 passi vogliamo riproporveli in una microfiction realizzata da alcuni dei ragazzi di Voyager, che voglio nominare e con loro ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo programma. È stata scritta da Giulio Di Martino e realizzata da Ico Fedeli. Guardiamola insieme. Da sempre gli uomini credono che non esista una gioia più grande della vita e un dolore più grande della morte. Ma se non fosse così, lo psicologo Raymond Moody e molti altri scienziati hanno raccolto negli ultimi 30 anni una serie impressionante di testimonianze su esperienze di quasi morte. Le esperienze oltre la vita sono tutte incredibilmente simili. Tutte avvengono seguendo 9 precisi passi. Proveremo a ricostruire insieme a voi ciò che succede in un'esperienza di quasi morte. Il primo passo è la sospensione della vita. Non c'è dolore, ma rumore. Dopo il rumore, l'amore. Il secondo passo comune alle testimonianze racconta di un'indescrivibile sensazione di pace, calma e felicità. Una volta rassicurati e calmati da questa serenità avvolgente, i testimoni raccontano l'inizio, a questo punto, della fase più famosa e conosciuta, l'uscita dal proprio corpo. È come diventare spettatore di se stessi. Se c'è un'operazione in corso, si assiste ai tentativi di rianimazione dei medici, ma senza nessuna angoscia. La sensazione che tutti raccontano è quella di aver abbandonato il proprio corpo come se fosse un abito usato. Ci si libera nell'aria, con spostamenti immediati che non rispondono alle leggi della fisica ordinaria. Momento del tunnel. Le testimonianze concordano. Si viene aspirati molto velocemente in una lunga galleria buia.
l'inizio del viaggio verso la luce. Spirituali. Spesso si tratta di parenti o di amici già morti che cercano di guidare il nuovo arrivato, aiutandolo a muovere i primi passi nell'aldilà. È a questo punto che, secondo i racconti raccolti da Moody, si avrebbe l'incontro con un essere supremo. Forse con Dio. I testimoni lo descrivono come sole abbacinante, luce dorata, immensa chiarezza bianco-dorata, luce chiara e cristallina, miele luminoso. Raccontano di una luce irreale che abbaglia ma non offende la vista, e quasi tutti sostengono che suggerisca una strepitosa sensazione di amore. Come se dall'incontro con l'entità spirituale provenga l'invito a prendere in esame la propria vita terrena. Da spettatore si assiste alle immagini della propria esistenza. Le immagini sono precise, piene di particolari, perfette, anzi, addirittura tridimensionali. A questo punto i testimoni raccontano di aver sentito il comando di fare ritorno alla vita terrena. Molti dicono di aver tentato di opporsi al rientro nell'involucro umano. La pace e la serenità raggiunti erano sensazioni molto difficili da abbandonare. L'ultimo passo è la sensazione di consapevolezza condivisa da tutti i testimoni. L'esperienza vissuta appare a tutti come reale. Quasi tutti gli intervistati parlano della certezza di una nuova vita. Questa serie di avvenimenti sia accaduto in migliaia e migliaia di casi. Vogliamo adesso proporvi uno di questi casi, l'unico che vi racconteremo questa sera. È la storia di una donna che ha fatto appunto questo viaggio. Si chiama Mira Micozzi, l'abbiamo conosciuta nei corridoi della televisione perché ha fatto qualcosa in televisione, ma quello che ci racconterà questa sera è una storia vera, è la storia, lei ci ha detto, più importante della sua vita. Perché? Perché Mira Micozzi ha fatto questo viaggio durante il parto.